alla fine è andata sempre. Tornare ad essere un grande paese e riunire tutti coloro che credono nell'urgenza di rinnovare l'offerta politica. Questo è l'obiettivo di Energie per l'Italia, il nuovo movimento politico liberale di centrodestra. È Stefano Parisi a candidarsi al leader di questa nuova compagine, fissando la data delle primarie per il prossimo 8 ottobre. Costruire un movimento, come dice Parisi, liberal popolare, che tenga presente della regione più che della pancia. Questo paese ha bisogno di costruire, non più di distruggere. Proporre politiche di sviluppo, generare ricchezza e benessere, ma non solo. Il nuovo movimento punta anche al raggiungimento di un migliore livello qualitativo di scuole e università. L'Italia ha bisogno di un nuovo umanesimo liberale, cioè di una capacità di governo della quarta rivoluzione industriale nella quale siamo immersi, capace di liberare il lavoro e l'impresa. Altro tema caldo riguarda il rifiuto dell'uscita dall'euro. Ridurrebbe il paese sul lastrico, afferma Parisi. Non svalutare i risparmi né ridurre i redditi, ma puntare tutto su una nuova politica. Vedete, io credo che il vero problema che oggi abbiamo noi e il compito che abbiamo noi è quello di ricostruire la politica. Di ricostruire la politica, perché oggi la politica non è di moda. Oggi la politica è un punto di riferimento di disprezzo, di indignazione. E questo non è buono, non è sano. Imprenditori, professionisti, politici, qualche ex sindacalista e soprattutto tanti simpatizzanti. Sono il popolo di Energie per l'Italia, un movimento pronto a diventare realtà con l'obiettivo di conquistare alle prossime elezioni il 10% dei voti. Parola del leader Stefano Parisi.